15 luglio. Se il popolo non ha rivelazione è senza freno. Proverbi 29:18. Rivelazione e benedizione. L'insoddisfazione non deriva dall'assenza di cose, ma dall'assenza di prospettive. Troppi di noi viviamo un'esistenza misera perché ci siamo prefissati meno di quanto Dio intendeva per la nostra vita di credenti. La qualità della tua vita sarà determinata dalla conoscenza biblica e della relazione delle promesse di Dio. L'Apostolo Paolo disse della sua fede: «Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù». Filippesi 3:14. È un processo, devi mantenerlo vivo, vivere la rivelazione biblica. Certi giorni sembrerà come aver fatto 2 passi in avanti e 3 indietro. Ma non rinunciare. Qualcuno ha affermato: è meglio morire per qualcosa che vivere per niente. E a meno che non provi qualcosa che va al di là di ciò che hai appena imparato, non crescerai. Allora che cosa stai aspettando? Ricerca nella rivelazione della Sacra Scrittura la volontà di Dio per la tua vita e agisci secondo le indicazioni delle parole di Dio. La vera benedizione spirituale realizzata dal credente è sempre la conseguenza della realizzazione dell'opera di Dio per effetto della rivelazione.